alcuni elementi tendono a riproporsi nel tempo. Mettiamola così. Benvenuti quindi su WatchMojo Italia per una top 5 dei 5 cliché più ripetuti, talvolta quasi fino allo sfinimento, nei JRPG. In realtà potrebbe essere una top 500, devo dire. Ce ne stanno così tanti che diventa quasi comica la situazione, anche impossibile. Quali sono i cliché che amate o odiate di più, che si ripresentano all'infinito in questi giochi, oppure quelli che vorreste vedere magari in un futuro seguito di questa top? Ma prima di cominciare, signore e signori, mi raccomando, ecco il cliché di questo canale, io che vi chiedo di attivare questa campanellina degli avvisi. Continuerò a farlo finché, dannazione, non l'attiverete tutti quanti! Alla numero 5, la mascotte animale tra il coccoloso e l'inutile. Voglio dire, quale parti di super guerrieri in missione per salvare il continente dal male totale non si porta dietro anche un coniglietto, o un furettino antropomorfo pois, o un grosso struzzo pollo giallo? Mi sembra anche normale, e sinceramente lo accetto, visto che dobbiamo essere sempre graziati pure dalla presenza nel party armato fino ai denti del classico vecchio mezzo monaco rincoglionito che combatte a mani nude, non si sa per quale ragione, che verrà rigorosamente parcheggiato nelle retrovie dopo due combattimenti che ci hanno fatto girare i coglioni perché è scarsissimo. Mi sta bene allora di aver dietro anche una mascotte ciccio coccolosa che serva a farci vedere, nel caso ci venga qualche dubbio a proposito, che sì, questo gioco è giapponese e quindi l'amichetto peloso in copertina ti pedinerà ovunque. A tre quarti gioco poi spesso rivelerà anche dei poteri, ovviamente, semidivini. Ah. E alla numero 4, la città natale e la sua bipolarità. Nei giorni buoni ci sveglia la nostra mamma single, all'istanze ripetute col copia e incolla, dicendoci che è tardi e dobbiamo muoverci per inserire appuntamento importante a caso, e scendendo al piano di sotto potremo notare come evidentemente non esistano leggi sul plagio in Giappone. Nei giorni no, invece, ci svegliamo che la nostra città va a fuoco, oppure è già andata a fuoco perché arriva l'impero cattivo e brucia tutto, arrivano i robot cattivi di Xenoblade e bruciano tutto, arrivano i meteoriti cattivi e bruciano tutto, la città natale per Diana negli RPG, pure nei flashback, brucia tutta perché arrivano i mostri cattivi che danno fuoco a qualunque cosa. Questi mondi hanno la magia, tecnologie superiori, tutto quanto, ma non i pompieri. E alla numero 3, mi raccomando, poca memoria. E mentre brucia tutto, bruciano anche i nostri neuroni, o quelli di quella che non ricordiamo essere la nostra ragazza, ma lo scopriremo a metà gioco. Anche lei senza memoria, in un'amnesia party sdoganato in, non esagero, letteralmente stavolta davvero tutti gli RPG in cui il protagonista è il classico quindicenne salvamondo, cioè tutti gli RPG sono universi popolati di gente che affetta dragoni con la spada, ma se gli chiedi come si chiama va in crisi. L'unico che perdono è Galuf in Final Fantasy V, che almeno lo vedi che poveraccio avrà 180.000 anni, che la memoria gli si sia un attimino sminchiata, ci sta, ma tutti gli altri, e Cloud, e Dart, e Terra, e Zidane, e Final Fantasy VIII, tutto il party. Nel 10 arriviamo al punto in cui è così un cliché che Tidus fa finta di aver perso la memoria, perché evidentemente sa che se no non potrebbe essere un vero protagonista RPG, ma ci rendiamo conto. E alla numero 2, mi raccomando, i capelli bianchi. Sarà lo stress del dover sempre stare sul pezzo quando si tratta di distruggere l'universo o diventare un dio? Sarà che fa molto anime e quindi dai di capellino platinato, davvero bad boy elegante, con lo sguardo seducente e i modi cavallereschi ma diabolici? Non si sa, ma è un fatto. Non puoi essere cattivo nel mondo JRPG se non ti sei prima ossigenato i capelli. Il classico cattivone che con tono condiscendente ti spiega che il mondo è corrotto e va ripulito. La mia filosofia è perfetta per creare una società più pura e ti vorrebbe con lui perché sei l'unico che capisce la sua visione, sebbene vi siate incontrati tempo letteralmente 3 secondi prima. Il cattivo JRPG è bello, snello, col mantello e il bianco capello. Guardate com'è fluente, guardate com'è malvagiamente bianco. E alla numero 1, mi raccomando, le spadone oversize. E concludiamo con la caratteristica principale di ogni eroe che si rispetti, a parte quella di non ricordarsi nemmeno perché minchia lo si rispetti, ossia quella dell'avere il dubbio, uno spadone grande esattamente 7 volte e 3 quarti lui, col quale disintegra tutto, ma non un tutto qualunque, un tutto che combatterà armato invece di ogni sorta di arma di distruzione di massa, cannoni laser, lance fotoniche, archi disintegratori, pistole anche alle volte, di tutto, il classico
equipaggiamento tipicamente mezzo future tecnologico che non c'entra una minchia con tutto il resto, creato grazie al generico antico sapere di una generica antica razza ormai estinta 1000 anni prima, che però volendo può essere anche l'ammontare di tempo per il quale il villain di turno è stato imprigionato in passato. Certo, perché te combatti contro un pazzo che vuole annientare il mondo e quindi lo sigilli non per sempre, ma per 1000 anni. Saranno poi cazzi di quelli tra 1000 anni, senti un po', ma mica... Giustissimo, ma ecco, l'unica cosa certa è che la tua spada sarà grande quanto lo schermo.